Sindaco, il ministro per il Sud Provenzano in visita a Brindisi, vi siete incontrati a Palazzo di Città, quali sono stati i temi? Diciamo, abbiamo parlato un po', riannodato le fila su alcuni discorsi che sono aperti sulla città di Brindisi, a partire dal contratto istituzionale di sviluppo, a partire sull'inserimento della città di Brindisi all'interno dei meccanismi del Just Transition Fund, ZES e poi un progetto del ministro che è quello di ampliare il PON metro, che è quello delle città metropolitane, anche le città medie, e che quindi anche questo è uno strumento molto, molto importante. E diciamo che già nei prossimi giorni, avevo anche sentito in questi giorni il capo di gabinetto del ministro, quindi ci sarà un incontro probabilmente in videoconferenza proprio per fare il punto sul CIS insieme anche al sindaco di Lecce. Il programma è un po' quello di rivedere il percorso, perché ovviamente con quello che è successo non è una cosa, diciamo, di poco conto, quindi vanno ritrovate le risorse all'interno della nuova programmazione, quella che sarà del 21-27, però questo significa che abbiamo anche il tempo di passare da quelle schede, da quel progetto strategico, anche a progetti, selezionando alcuni e arrivare all'appuntamento delle risorse, che probabilmente potrebbe essere quello del nuovo programmazione, quindi del primo trimestre del 21 con della progettualità, e quindi contestualmente chiudere il cerchio sul CIS, progettualità e poi fasi di avanzamento. Allo stesso tempo stiamo ragionando anche appunto faremo anche un incontro sul transition, quindi proprio col ministro e in particolare anche con Enel. E con a proposito di questo, c'è quel progetto delle zone doganali, e anche progetto delle zone doganali, io ne avevo già parlato con Enel, perché Enel ha costituito una società che si chiama Enel Logistics, che intende valorizzare non solo qui a Brindisi ma questi asset di cui dispone, proprio per poterli utilizzare all'interno di un discorso di depositi doganali. E quindi a Brindisi ha degli asset importanti, dalla possibilità di movimentare le merci dalla banchina direttamente nel luogo occupato dalla centrale, ad esempio potrebbero essere i DOM, che non sarebbero più utilizzati per il carbone, quindi potrebbero stoccare merci ed essere deposito doganale. Questo è un progetto molto interessante, ovviamente, io ne ho parlato già con loro e mi sembra che Brindisi sia considerata in questo progetto, dalle interlocuzioni che ho già avuto ovviamente con Enel. E poi immagino che ha rivendicato pari dignità anche rispetto a Taranto, e si inserisce la zona doganale interclusa che è stata riconosciuta per Taranto, e allargarla a Brindisi è necessario. Sì, no, ma mi diceva appunto il ministro che comunque al di là della questione del nome del commissario, le ZES sono pienamente operative, quindi già si può lavorare in questo senso. Poi arriverà il commissario, il membro del comitato. Ma detto questo, sì, sul transition ovviamente l'idea è quella proprio di tenere presente che da noi c'è un grande polo, che è quello di Brindisi e quello di Taranto, che sono inseriti nei processi di decarbonizzazione. E devono avere le stesse regole anche per ottenere... Sì, ma questo mi sembra evidente, certo. Ma c'è la piena disponibilità, appunto faremo anche a breve un incontro sul tema specifico Transition Fund proprio col Ministro.